7 naturali rimedi carminativi per eliminare i gas intestinali. I farmaci carminativi riducono la produzione di gas nel tratto digerente, eliminando la flatulenza e le coliche. Questi farmaci hanno un effetto antispasmodico sui muscoli lisci dello stomaco e riducono la fermentazione nella flora intestinale. Dato che l'accumulo di grassi è un sintomo molto ricorrente, l'industria farmaceutica ha distribuito una vasta gamma di trattamenti dalle proprietà citate. Tuttavia, è dimostrato che alcune delle sostanze chimiche presenti in questi prodotti sono dannose per la salute e possono causare effetti collaterali ad alcune persone. Quello che non tutti sanno è che ci sono alternative 100 naturali che, per la loro composizione, hanno un effetto simile a quello dei farmaci carminativi, ma non causano reazioni collaterali. A seguire vogliamo parlarvi dei 7 naturali rimedi carminativi più efficaci, in modo che possiate porre fine al problema ogni volta che si presenta. Provateli. Rimedi naturali contro i gas intestinali. Finocchio. Il finocchio è una delle piante carminative che controllano l'eccesso di produzione dei gas intestinali e l'infiammazione. L'infuso di finocchio ha un effetto antispasmodico che riduce la tensione addominale ed allevia il dolore. Ingredienti. 1/2 cucchiaino di semi di finocchio, 2,5 gr, 1 tazza di acqua 250 ml. Preparazione. Fate bollire l'acqua e aggiungetevi i semi di finocchio. Abbassate il fuoco e lasciate in infusione per 3 minuti. Lasciate riposare per 15 minuti e poi bevete il vostro infuso. Ripetete il trattamento 2 o 3 volte al giorno. Boldo. Il boldo è una pianta molto popolare per quanto riguarda i trattamenti naturali per la salute del fegato e del sistema digerente. Contiene 20 alcaloidi e un olio essenziale chiamato cinneolo che vanta interessanti proprietà carminative ed un effetto protettivo per lo stomaco. Ingredienti. 1 cucchiaino di foglie di boldo, 5 gr, 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Fate bollire l'acqua ed aggiungetevi le foglie di boldo. Coprite con un coperchio e lasciate riposare per 10 minuti. Bevete l'infuso a piccoli sorsi e ripetete il trattamento 2 volte al giorno. Menta. La menta non solo riduce la formazione di gas nell'intestino, ma favorisce anche la digestione degli alimenti per evitare dolore e stitichezza. Ingredienti. 1 cucchiaio di menta, 10 gr, 1 tazza di acqua. 250 ml. Preparazione. Fate scaldare l'acqua, aggiungetevi le foglie di menta e lasciate in ebollizione a fuoco basso per un paio di minuti. Lasciate poi riposare l'infuso, filtratelo e bevetelo. Bevetene al massimo 3 tazze al giorno. Amici. Grazie alla sua capacità di controllare la flatulenza e l'infiammazione, l'anice è noto per i suoi poteri carminativi e digestivi. Sia l'anice stellato sia quello comune sono ottimi per preparare un delizioso infuso contro l'eccesso di gas intestinali. Ingredienti. 2 bacche di anice stellato, 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Aggiungete l'anice stellato all'acqua, scaldatela a fuoco medio fino a che non avrà raggiunto l'ebollizione. Una volta pronto l'infuso, lasciate riposare qualche minuto e servitelo. Potete bere questo infuso 2 volte al giorno. Cannella.
Una delle spezie dalle proprietà carminative è proprio la cannella. Anche se viene impiegata soprattutto in ambito culinario, è dimostrato che la cannella può ridurre i gas, il dolore e l'indigestione. Ingredienti: 1/2 cucchiaino di cannella, 2,5 gr, 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Fate bollire l'acqua e aggiungetevi la cannella, coprite con un coperchio e lasciate riposare per 10 minuti. Bevete questo infuso dopo un pasto abbondante o ai primi sintomi di indigestione. Bicarbonato di sodio e limone. La combinazione di bicarbonato di sodio e limone è uno dei migliori trattamenti contro i gas intestinali e l'acidità di stomaco. Ingredienti: 1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 5 gr, 1/2 limone, 1/2 bicchiere di acqua 100 ml. Preparazione. Diluite il succo di mezzo limone in un bicchiere d'acqua e aggiungetevi il bicarbonato di sodio. Aspettate che passi l'effetto effervescente e poi bevete l'acqua con bicarbonato e limone. Evitate di esagerare con questo rimedio. Camomilla. La camomilla è una delle migliori piante per alleviare il mal di stomaco e altri disturbi come l'infiammazione, la flatulenza e l'ulcera. Ingredienti: 1 cucchiaio di fiori di camomilla, 10 gr, 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Fate bollire l'acqua e aggiungetevi i fiori di camomilla, coprite con un coperchio e aspettate 10 minuti prima di bere l'infuso. Bevetene da 2 a 3 tazze al giorno. Ricordate che dovete provare solo uno dei rimedi che vi abbiamo proposto, perché la combinazione di più alternative potrebbe causarvi effetti indesiderati. Se i gas intestinali continuano ad essere un problema ricorrente, consultate il vostro medico per individuarne la causa specifica.